In apertura di puntata l'intervista all'amministratore delegato del gruppo Orogel sugli importanti investimenti programmati. Nella rubrica seguente la presentazione dei prodotti d'eccellenza ai professionisti di domani che trovano nel fresco surgelato massimo servizio e qualità, come sottolineato da uno dei grandi maestri della cucina e pasticceria italiana. Referenze nate dalla costante ricerca di perfezione culturale e programmi culturali mirati, analizzati anche dagli studenti in agraria che visitano una delle zone più vocate, nello specifico la Basilicata, dove si trova lo stabilimento della cooperativa Arpor. Si conclude la puntata con la memoria della cooperativa Apora per la rubrica dedicata ai 50 anni di attività. Il 2016 è stato sicuramente un buon anno, come mondo surgelato lo chiudiamo 213 milioni di euro di fatturato con una crescita del 10% rispetto all'anno precedente, quindi un risultato sicuramente molto buono e lo è ancora di più se lo cagliamo nella realtà del mercato, che è un mercato che comunque presenta ancora consumi purtroppo stabili o forse anche qualche cosa in decremento. Abbiamo superato per la prima volta nella nostra storia le 100.000 tonnellate vendute. Abbiamo raggiunto quasi le 100.000 tonnellate di produzione di surgelato con 150.000 tonnellate di fresco ritirato, quindi sicuramente grandi numeri e un grande impegno che coinvolge tutte le nostre strutture produttive, i nostri oltre 1.500 soci che ci portano a 8.000 ettari coltivati, quindi sicuramente un giro che sta crescendo anno dopo anno e che ci impegna fortemente, ma che ci viene poi gratificato da quello che è sempre la maggiore accettabilità da parte dei consumatori dei nostri prodotti, e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Questo non ci deve sicuramente fare accontentare, perché il migliorarci tutti i giorni credo che sia la base di ogni iniziativa di successo. Beh, un bilancio positivo, lo dicono i numeri, lo dicono il numero del personale occupato, lo dicono gli ettari che coltivano i nostri soci, quindi direi che i risultati sono al di sopra di ogni previsione. Quando siamo partiti non pensavamo certo di raggiungere questi livelli. I primi mesi dell'anno sono stati anche favoriti da un andamento climatico avverso per il prodotto fresco, quindi di solito aumenta anche il consumo del surgelato, però la nostra crescita è il doppio di quello che era la crescita dovuta al gelo, quindi significa che la crescita che abbiamo avuto l'anno scorso, molto importante, continua anche quest'anno su un anno che cresceva. Siamo ad una crescita di oltre due cifre, quindi ci stiamo preparando proprio per questo, per far fronte ad una crescita che richiede nuovi investimenti e soprattutto continuare sulla strada della qualità. Noi dobbiamo potenziarci, gli ulteriori 20 milioni li dobbiamo aggiungere per tutti i reparti di confezionamento, che quest'anno hanno mostrato la corda, pur avendo soddisfatto le esigenze, grazie all'impegno del personale dipendente che, sia pure con turni, però ha mantenuto in attività il comparto del confezionamento 7 giorni su 7. Orogel, partner di Cassa Alimenti, scuola di alta formazione professionale, addetti ai lavori. Il nostro intento, quello di oggi, era quello di far vedere dei prodotti di facile utilizzo e allo stesso tempo di facile realizzazione, abbinato comunque a una realtà molto importante, che è quella della formazione sia alberghiera che ristorativa. Quindi noi abbiamo sempre il piacere, quando ci viene data la possibilità, di fare sempre una piccola dimostrazione teorica e allo stesso tempo di far provare, far degustare i nostri prodotti in maniera abbastanza semplice e lineare. Le referenze che abbiamo scelto sono state quelle prevalentemente a carattere canale del forno, pizzeria, ma abbiamo fatto un focus anche sui nostri pastellati, i nostri elaborati come i panati, alcuni prodotti e contorni facili da realizzare, solo semplicemente da spadellare, e poi abbiamo puntato sulle materie prime come gli asparagini, il pomodorino semidry, qualche foglia un po' importante, le cime di rapa, prodotti legati al nostro territorio, dove ci danno soddisfazioni sia dal punto di vista gastronomico, ma anche soddisfazione dal punto di vista realizzativo.
La percezione è stata quella di avere un gruppo, di aver visto un gruppo di ragazzi con un'apertura mentale molto, molto estesa per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti nelle sue varie sfaccettature. C'è da dire anche un'altra cosa, che va detto che il contesto nel quale eravamo oggi ospitati è un alto contesto, quindi dei ragazzi altamente preparati con un'apertura appunto mentale tale da permettere anche una facile interpretazione dei prodotti in questo contesto. Da questa presentazione personalmente sono stato molto colpito dall'effetto che abbiamo potuto vedere dei prodotti scongelati a temperatura ambiente. Personalmente non avevo mai visto dei prodotti che rimanevano così asciutti, senza perdita di acqua e che anche mangiati così senza necessità di essere rigenerati o rilavorati successivamente mantenessero comunque una qualità così vicina al prodotto fresco. Sia i pastellati che quelli impanati mi hanno molto colpito, comunque hanno una croccantezza molto vicina a quelli fatti artigianalmente, impanati in cucina, fatti dal fresco. E anche il pastellato, come era stato spiegato durante la dimostrazione, effettivamente non resta quell'unto tipico del prodotto prefritto e preimpanato. Mi ha colpito sicuramente la qualità del prodotto, che con comunque l'introduzione della tecnologia e l'evoluzione di essa siamo riusciti ad avere un prodotto molto più salutare e anche molto più utilizzabile, senza dover comunque fare delle eccessive lavorazioni sul prodotto stesso e comunque mantenendo la qualità e la freschezza del prodotto all'origine. Molto interessanti sono le verdure grigliate, che comunque mantengono sia la qualità sia la freschezza, ma anche la croccantezza e morbidezza. Abbiamo visto infatti durante la dimostrazione anche i prodotti panati o comunque le melanzane prefritte, molto interessanti per avere comunque basi pronte per pasti pronti o take away, dove possiamo introdurre, per esempio, mi viene in mente la parmigiana di melanzane, dove appunto possiamo introdurre le melanzane già grigliate o comunque panate all'interno del nostro prodotto. Quindi fare due semplici lavorazioni e avere un prodotto molto veloce e immediatamente pronto. Beh, la scuola generalmente guarda la partnership, non la concede a tutti, la concede a chi fa i prodotti col cervello. E ovviamente ogni azienda deve fare i conti, perché essere noti, essere in bolletta, vuol dire non aver successo. E normalmente ogni azienda, se riesce a fare delle plusvalenze con intelligenza, vuol dire che è un'azienda che non solo deve esistere, ma ha il dovere di esistere. Quando noi analizziamo il cibo che mangiamo, ovviamente c'è stata una grande evoluzione negli ultimi 100 anni. E negli ultimi 100 anni che ha fatto da padrone sull'innovazione nella tradizione è stato il freddo. Perché il primo cibo che si è conservato è stato col freddo, ovviamente il freddo naturale, ma ovviamente la qualità del freddo non è uguale per tutti, perché più c'è tecnologia, più il freddo produce del cibo straordinariamente buono. Non penso che nel prossimo futuro il freddo scomparirà, ma aumenterà la tecnologia, perché col freddo riusciamo a bloccare e con un attimo di tecnologia più avanzata possiamo azzerare le cariche batteriche negative, perché esistono già. Chi vede nel freddo la mancanza di qualità è meglio che si faccia curare il cervello. Si chiama Alternanza Scuola-Lavoro, l'esperienza formativa atta ad orientare le aspirazioni degli studenti. L'innovazione della legge del 2015 vede protagonisti gli studenti delle classi 4 F e 3 I dell'Istituto Tecnico Agrario Statale di Cesena, che visitano in Basilicata diverse realtà produttive, sollecitate ad interagire con il territorio. Dalle aziende agricole biodinamiche alle oasi naturalistiche, dalle opere di ingegneria civile alle grandi realtà agroalimentari, visitano così lo stabilimento di Policoro della cooperativa Arpor e per il loro report di viaggio hanno intervistato il direttore di stabilimento. La prima fase è l'accettazione del fresco.
Il nostro stabilimento produce vegetali surgelati e ovviamente una delle mission più importanti nella produzione di tutti i nostri prodotti è quella della continua ricerca della qualità del prodotto. Ricerca della qualità del prodotto ovviamente si sposa in maniera molto vicina soprattutto a ricerche di nuove tecnologie e quindi ovviamente quella che è lo sviluppo tecnologico della nostra industria nel settore appunto della surgelazione. Abbiamo tutta una serie di linee molto innovative all'interno dello stabilimento, ovviamente sono frutto di una tecnologia molto avanzata, ad esempio abbiamo una linea di spinacio molto performante, il prodotto viene lavato, vengono usate delle lavatrici molto particolari, vi sono delle selezionatrici ottiche, quindi qui entra in gioco veramente la tecnologia e quindi tutto quello che è lo sviluppo tecnologico applicato alle linee di produzione, come avviene ovviamente anche per altri prodotti. La nostra è una cooperativa agricola, abbiamo all'interno tutta una serie di produttori i quali vengono appunto seguiti sin dalle prime fasi, quindi sin da quella che è la semina, le piantine. Questo crea un indotto a livello produttivo in tutta la base agricola. Consideriamo che ad esempio con uno dei prodotti di punta che per noi è il carciofo gestiamo circa 400 ettari nella zona. 400 ettari significano lavoro per tutte le aziende agricole che fanno questi prodotti e soprattutto anche, importante, sicurezza da un punto di vista economico. Il prodotto nel momento in cui esce dal surgelatore va nel box che sta riempendo e poi viene stoccato in cella. Io sono stato uno dei primi ad arrivare alla Frutta d'Oro, si chiamava così quella volta, circa del 75-76. Col trattorino, da Gatteo col trattorino, mi è sembrato un viaggio troppo lungo, non dovrò mica fare per l'amor del cielo, ma per carità, ma non sarà mica questa la mia vita. E invece troppe volte l'ho fatto e ho avuto anche le mie soddisfazioni, dico la verità. Fu pensato di fare questo lavoro di surgelazione che si sono trovati in conversazione il signor Bruno Piracini con Francesco Antonelli e ha detto sì, la facciamo, però io ci sto se te sei il presidente, ha detto il signor Bruno, e io ci sto se te sei il direttore, ha risposto l'avvocato Antonelli. Io ero già socio dell'Apora, essendo anche qui davanti a casa, noi facevamo le fragole, facevamo quel po' di verdura, fagiolini, tutta roba da raccogliere a mano. Il lavoro in campagna è diventato molto più facile, conto di fatica. La fatica veramente vera e propria non c'è più. Per il momento va non benissimo. Mi ricordo Bruno Piracini che diceva ci vogliamo mantenere sempre in forma, ci vogliamo mantenere sempre facendo il passo a secondo quello che è la gamba. All'inizio abbiamo cominciato con un motocoltivatore che ha portato anche una bella sfortuna. Mi sono fatto male, molto. E poi mi sono guarito, abbiamo continuato ad operarlo per diversi anni, solo quello, il motocoltivatore robusto, la Ferrari grossa, sì, abbiamo fatto molto con quello. Che poi dopo sono arrivato il trattorino, e poi dopo un altro più piccolo, un altro più grande, adesso ne abbiamo 5-6 lì, e ognuno fa il suo lavoro, siamo contenti. Quei giorni che sono rimasto io a fare il contadino qui, che abbiamo comprato, che ero un bambino ancora, io avevo 15 anni, e non erano i tempi che i giovani rimanevano a lavorare la terra. E io ci sono stato perché ho detto di sì e ho tenuto. Duro, sì. Non è stato un mestiere molto bello negli anni scorsi, c'è stato un periodo di crisi maggiore di adesso perché non c'erano i mezzi da adoperare, non c'erano i trattori, non c'erano gli agevolatori di fatica, era fatica proprio. Però quel po' di orgoglio di dire però il mio mestiere porta la roba sulla tavola, di quello l'ho sempre avuto un po'.